Monsignor Calogero Peri, vescovo di Caltagirone, martedì 13 maggio alle ore 20 presso la chiesa del collegio ha presieduto una santa messa di ringraziamento per la canonizzazione di San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II, con venerazione di una reliquia di Papa Wojtyla. Si tratta di uno zucchetto e di alcuni capelli donati a Don Antonio Parisi, rettore della chiesa del collegio dall'arcivescovo di Leopoli, che a partire dal 1996 fu secondo segretario personale di Papa Giovanni Paolo II e successivamente di Papa Benedetto XVI. Don Parisi ha scelto di condividere questo dono prezioso con la comunità calatina. L'appuntamento è stato organizzato nel giorno in cui si festeggia la Madonna di Fatima, alla quale era particolarmente devoto Giovanni Paolo II, che proprio il 13 maggio 1981 subì in piazza San Pietro l'attentato di Ali Acciai. Con questo momento la Chiesa calatina ha ringraziato Dio, Signore della Storia, per il dono dei due nuovi santi e si unisce alla preghiera della Chiesa universale affinché entrambi, testimoni della misericordia di Dio e profeti della speranza, accompagnino tutti, in particolare i giovani, in questo nostro tempo, sui sentieri della verità e della libertà. Giorno 27 a Roma c'è stato questo grande dono fatto alla Chiesa di due papi santi. Che pur essendo così tanto diversi, ecco, sono stati canonizzati lo stesso giorno, a ricordare che la radice della santità è sempre lo stesso Signore, lo stesso Dio, lo stesso Spirito Santo, che poi, ecco, nella vita concreta delle persone, ecco, permette di esprimersi e di realizzarsi in maniera differente. Sappiamo quanto Giovanni XXIII ha dato alla Chiesa attraverso l'indizione di un concilio che per davvero ha posto le basi, pur con tutte le difficoltà, perché i processi storici di cambiamento sono sempre mai lineari, mai semplici, mai pacifici, ci sono anche momenti di grande difficoltà. E poi sappiamo come Giovanni Paolo II, possiamo dire, ha avuto il grande compito di portare il concilio, possiamo dire, fino agli estremi confini della terra. Ritrovarli insieme per il giorno della loro canonizzazione è un'esperienza bella, perché ci ricorda come ognuno deve essere se stesso e lo Spirito permette di vivere la santità con espressione e con modalità differenti. Quindi ci auguriamo che il loro esempio possa trascinare tanti cristiani all'obbedienza a quell'imperativo per cui, già che il nostro Dio è santo, anzi tre volte santo, i cristiani non possono che seguirlo proprio in questo cammino di diventare come il loro Signore, quindi il processo di divinizzazione che Lui ci ha dato come vocazione fondamentale della nostra esperienza. Questa reliquia di Giovanni Paolo II, uno zucchetto, mi è stata donata dal secondo segretario del Papa, Monsignor Mieczysław Mokrzyski, attuale arcivescovo di Leopoli dei Latini in Ucraina. È uno dei tanti zucchetti che il Papa ha usato nel suo lungo pontificato. Insieme a questo zucchetto mi sono state date anche delle ciocche di capelli e altre reliquie, sicuramente adesso possiamo chiamarle così, che sono appartenute al Santo Papa Giovanni Paolo II. Abbiamo scelto di fare questa celebrazione di ringraziamento per la canonizzazione dei due papi, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, in questa chiesa, sia per questa ragione, ma soprattutto perché questa chiesa ha un legame speciale con i papi, già che in questa chiesa si trova raffigurata la Salus Populi Romani, questa icona mariana, appunto, che è legata alla città di Roma e alla devozione dei papi. Inoltre abbiamo pensato di istituire in questa chiesa del Gesù, in questa chiesa del collegio, la festa dei nuovi santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, che si celebrerà relativamente a Giovanni XXIII l'11 ottobre, per Giovanni Paolo II il 22 ottobre, nel contesto del mese di ottobre che vorremmo riprendere in questa chiesa, come era già tradizione, mese dedicato alla Madonna del Rosario e quest'anno arricchito da queste nuove devozioni.